Vincenzo, buondì. Vincenzo, mi senti? Buongiorno, sì, la Ah, sento. Sono ok. tenuto un attimo le cuffie. Sì. Aspettiamo ancora 2 minuti che arrivino un po' tutti, che mancano ancora. Ok. Buongiorno. Buondì. Va bene. Francesca, Chiara, ciao. Ciao. Buongiorno. Ciao. Va bene. Allora, ci è rimasto indietro questo, che l'ultima volta non l'abbiamo fatta perché devo scappare via. Era l'ultimo, ciao, l'ultimo, diciamo, segnale verticale, sulla pavimentazione. Dove lo troviamo? Lo troviamo, quindi dosi artificiali, quelli che dovrebbero essere di dimensioni standard, quindi al massimo, massimo, massimo dovrebbero essere 10 centimetri. Poi purtroppo realizzano, delle volte sembrano delle trincee come vengono fatte. Comunque. Hanno lo scopo chiaramente di rallentare, infatti vengono anche denominati dissuasori, proprio nelle zone dove vicino a una scuola, vicino a delle strisce pedonali, in modo quando c'è un rettilineo lungo, in una zona diciamo altamente di densità dove ci sono tanti bambini, quindi parchi giochi o zone residenziali, proprio per evitare che su quelle strade i veicoli abbiano una velocità eccessiva, quindi non rischiare appunto di investire dei pedoni che sono sulla strada. Ok? Bisogna prendere adagio perché in effetti c'è il rischio, presi a velocità eccessiva, di rovinare tutto il veicolo. Lo scopo è proprio quello: normalmente sono segnalati col segnale di pericolo, quello lì dai dossi normali. È chiaro che non sono a 150 metri, ma in questo caso sono messi nei pressi proprio pochi metri prima. Di solito sono anche abbinati a un segnale di velocità limitata dei 30. Comunque 30 è già eccessiva, come velocità. Conviene, io consiglio sempre quando le facciamo le guide 20, massimo 25, perché in effetti alcuni, vabbè, quando sono quelli diciamo standard si pigliano abbastanza bene. Quando ci sono invece quelli che non sono standard, ma sono stati realizzati non con queste inserti di plastica dura, ma sono stati proprio fatti con l'asfalto e cosa, sono più alti e quindi bisogna decisamente prendere una velocità minore. Quindi possono essere appunto integrati in una serie di rallentatori artificiali che mi dice che su quel tratto di strada potrebbero trovare non uno, ma una sequenza di, però non c'è scritto il numero. Ci avvisa solo che ce n'è una certa quantità, ok? Pertanto, il quiz che troviamo relativo a questo ci dice: l'elemento in figura rappresenta un rallentatore artificiale di velocità, ed è vero. Quindi abbiamo già verificato proprio nel quiz che la grafica è questa qua. Poi, altri rallentatori che normalmente ci sono, o prima delle strisce pedonali, anche in questo caso, si chiamano rallentatori ottici. Sono fatte delle strisce di traverso rispetto al nostro senso di marcia. La caratteristica qual è? Che hanno le dimensioni, man mano ci avviciniamo a quello che è l'ostacolo, aumenta, diciamo, la superficie
di quello che sono verniciati, ok? A volte sono fatti con una vernice rumorosa, nel senso che passandoci un pochettino più granulometrica più spessa, in modo che quando ci passiamo sopra con i pneumatici, oltre a vedere si sentono anche. Hanno lo scopo proprio di farci rallentare. A volte sono anche, anticipano quelli che sono i dossi artificiali. Però non c'è un criterio se vanno messi o meno. Ci sono, a volte non ci sono. Dipende un pochettino anche qui dai proprietari della strada se vogliono farci rallentare. Li troviamo anche prima delle, ecco, come in questo caso qui, prima dei dossi artificiali o prima delle strisce pedonali. Quindi quando sulla pavimentazione si incontrano strisce di dimensioni progressive in figura, quindi da piccole, andando in avanti, nell'arco di 2 metri, non è che siano stese per tanto tempo, quindi 2 metri, in figura occorre moderare la velocità perché hanno proprio lo scopo quello di farmi diminuire la velocità. E abbiamo finito con queste cose qua. Ok, Sara. Sara, sì, Sara. Falso, la signora che si chiama Gregoria. Vero. Vero. Gabriel. Non è Gabriel. Federico, è giusto, Federico. Gabriel è falso. Alessandro. Ok. Vincenzo da casa. Vero. Certo. Chiara. Ciao Pepe. Ciao, ah, scusa. Chiara, questa qua. Vero. Ok. Francesca? No, ho finito le domande. Vabbè. Comunque dai, sono abbastanza semplici queste. E cambiamo proprio argomento, perché questo era l'ultimo dell'altra settimana che non ero riuscito a farlo perché dovevo scappare in guida. E abbiamo, adesso dovremmo esserci il semaforo, il vigile e le segnalazioni manuali. Ok. Benissimo. Anche questo è abbastanza semplice come argomento. Cosa trattiamo questo argomento qua? Trattiamo tutte quelle che sono le antenne semaforiche, partendo dal semaforo classico, quello che l'80% degli incroci lo troviamo sempre. Poi invece i semafori specifici per corsia, per i pedoni, per le biciclette, quelli per i mezzi di trasporto e tutte quelle che sono le altre lanterne semaforiche che possiamo trovare sulla strada. Ok? Poi, per ultimo, la posizione dei vigili, quindi la posizione dei vigili e la segnaletica, che cosa corrisponde alla posizione al semaforo rosso o al semaforo in generale. Ok, partiamo da quello classico, che è quello che ormai conosciamo anche qui da quando siamo bambini, perché ci hanno sempre insegnato, fai attenzione al semaforo, quando è rosso fermati. Ed è giusto, chiaramente. La posizione qual è? Il rosso in alto, il giallo in centro e il verde in basso. Funzionano singolarmente, nel senso che non possono esserci due luci contemporaneamente accese, se ci sono perché il semaforo è guasto. Quindi hanno un tempo di validità, comunque di funzionalità, che dipende più che altro da quello che è la dimensione dell'incrocio stesso. Quindi sono programmabili, tutti, non so se avete mai fatto caso, magari no. Negli incroci grandi c'è tipo proprio una cabina dove si possono programmare i semafori e quindi in base all'intensità del traffico cosa ci sarà un tecnico che gestisce quello che è la durata del rosso da una parte piuttosto che dall'altra, quindi dipende anche dalle dimensioni della strada e dal numero di veicoli che transitano. Ok, quindi il verde chiaramente ci permette di proseguire dritto in tutte le direzioni, il giallo è quello che ci obbliga attenzione, il codice della strada col giallo dice che dobbiamo fermarci, non che col giallo dobbiamo accelerare e attraversare. Il giallo impone l'arresto. Quindi, nell'eventualità, adesso lo vediamo comunque, che siamo proprio vicini all'incrocio, ci scatta il giallo, allora in quel caso lì attraversiamo. Anche perché mediamente, non è un numero fisso, comunque mediamente, giallo o arancione che si voglia, perché alcuni lo chiamano arancione, ha una durata di 6 secondi. Quindi abbiamo tutto il tempo di attraversare l'incrocio anche a piedi, ok? E il rosso invece impone proprio di fermarci e di non possiamo proseguire in nessuna direzione. Quindi può essere disposto anche,
orizzontalmente, in questo caso chiaramente ci saranno normalmente quando è disposto orizzontalmente e posso o dove ci sono le gallerie o sui portali sull'autostrada in modo da stabilire la possibilità di proseguire una corsia o meno. Di solito comunque sulle strade normali urbane è sempre verticale. Può essere con il rosso, il disco rosso di dimensioni maggiori, anche addirittura il doppio, soprattutto sulle strade urbane. Questo perché magari in piena luce d'estate, cosa con il sole che ci batte contro, non diventa praticamente poco visibile. Essendo più grosso si riesce a individuare maggiormente, visto che le strade urbane la velocità è maggiore. Allora, un semaforo è posto in norma in un incrocio, di solito sempre in incrocio, quasi sempre, proprio perché l'incrocio è quell'area destinata a dove si intersecano due, tre, quattro vie nella stessa area. E quindi è chiaro che dovremmo dare la precedenza o comunque avere un criterio per chi deve passare per prima. I primi semafori, stiamo parlando 1800, proprio i primi. Il primo semaforo in Italia l'hanno messo a Milano, in Piazza del Duomo, poi dirlo. Chiaramente, i primi, immaginate che erano a gas, e poi in Inghilterra. Poi chiaramente era pericoloso, è successo che sono scoppiati, quindi sono stati morti per quanto riguardava i vigili che facevano funzionare e l'hanno eliminati. Poi eliminando quelli a gas cosa avevano fatto? Avevano messo dei semafori, non c'era ancora, diciamo, la rete elettrica che funzionava, c'erano dei vigili. Ciao! Dei poliziotti, c'erano i semafori sempre in Inghilterra, che tiravano su, cioè avevano delle corde, facevano praticamente si apriva come fosse una bandiera rossa per fare transitare. Il giallo non c'era, c'era solo i primi rosso e verde, quindi era fuori da sotto che in base al traffico che c'era apriva questa bandiera e faceva transitare i veicoli. Poi con l'avvento della corrente elettrica è chiaro che hanno iniziato a predisporre anche elettrici. Va bene. La sequenza... È solo una curiosità, questo non ce l'abbiamo sul quiz. La sequenza di accensione delle luci in semaforo è verde, giallo, rosso, verde. Quando è acceso uno non sono spente le altre, per cui se dovessero essere accese più luci è perché il semaforo è guasto. Quando il semaforo non è in funzione, quindi di notte perché il comune vuole risparmiare, e quindi dopo le due, normalmente, dopo le due li spengono a livello di luce, cioè luce accesa, diciamo, mi funziona solo il giallo intermittente, quindi una situazione che devo sempre rallentare. Semaforo giallo che mi lampeggia vuol dire che è una situazione tutto sommato di pericolo. Devo fare attenzione che insieme al semaforo magari abbinato un segnale verticale di stop di precedenza, quindi in quel caso lì quando il semaforo non funziona la validità del segnale. Può essere disposto a verificare anche in orizzontale, va bene, abbiamo detto. Vabbè, rosso, verde, qui si va bene, la sequenza la conoscete chiaramente, quindi non stiamo a vedere. Allora, semaforo verde, ben detto, possiamo andare in tutte le direzioni. Facendo attenzione a cosa? Che come abbiamo il verde dove per girare, ce l'hanno anche i pedoni, e quindi nello svoltare a destra devo dare precedenza ai pedoni, sia che sono qua, sia che sono dall'altra parte. Pronti? Ciao, Ilaria, scusa, sto facendo lezione, ci possiamo sentire dopo? Ah, ok. Va bene. Ah, sì, ok, certo, ci sentiamo dopo, grazie, ciao. Scusate. Quindi diciamo, pedoni qua e pedoni là che hanno i verdi hanno la priorità. Lo stesso discorso dicasi per quando giriamo a sinistra che dobbiamo fare attenzione ai veicoli che vengono di fronte, che anche loro hanno i verdi. Quindi dovevo dare la precedenza a questi veicoli, perché con i verdi hanno priorità se noi giriamo, e poi anche i pedoni che sono qua. Okay? Andando dritti non dovremmo avere difficoltà. Come dicevo io, quindi... Al semaforo verde, se si volta a destra, bisogna prestare attenzione, dare la precedenza ai pedoni che attraversano la carreggiata, certo. Andando dritti, bisogna prestare attenzione, ma non è obbligatorio dare la precedenza a nessuno. Sì, è chiaro che essendo un incrocio faremo sempre attenzione, perché non è detto, magari, soprattutto i ciclisti. I ciclisti, come non ho mai capito,
Per i ciclisti il semaforo è sempre, anche quando è rosso, è sempre verde perché vedete, rallentano quasi sempre. È difficile vedere un ciclista che si ferma, rallenta, poi passano sempre. Quindi fare attenzione che possiamo avere dei veicoli che attraversano col rosso. O anche pedoni. Poi nel girare a sinistra abbiamo detto precedenza ai veicoli che vengono di fronte e poi attenzione ai pedoni che stanno anche attraversando. Ok, ecco, in questo caso qui, in caso di incolonnamento di altri veicoli, anche se il semaforo è verde, è obbligatorio fermarsi e lasciare libero l'incrocio. Quindi nell'eventualità che arriviamo, c'è traffico, quindi percepiamo che gli altri veicoli dopo l'incrocio non stanno proseguendo, o comunque c'è un arresto momentaneo, non potendo immaginare cosa è successo, perché magari siamo un po' distanti, o a dopo quanto si libera l'incrocio, anche se abbiamo il verde ci fermiamo prima, perché è inutile fermarsi qua, perché poi magari è un, diciamo, un incidente che perdura tanto l'incolonnamento, rischiamo di trovarci poi qua in mezzo col semaforo rosso e quindi creiamo un intralcio della circolazione. Quindi piuttosto ci fermiamo prima. Poi, al semaforo verde, nel caso si sia ancora lontani dall'incrocio, è necessario rallentare e prestare attenzione perché il semaforo potrebbe diventare giallo. Quindi, anche qua, ci avviciniamo al semaforo, e lo faremo, quando faremo il video. La prima cosa dipende chiaramente dalla distanza. Comunque, se è una distanza di 50 metri, non sappiamo da quanto tempo è il semaforo verde. Adesso, su alcuni incroci, qui a Torino non ne ho ancora visti. A Chieri, visto che li stanno già arrestando, mettono il contatto. Un contatempo che quindi mi dice quando scatta il verde, ci sono i secondi che passano, mi dice i minuti, anzi, per quanti minuti c'erano ancora, quindi in quel caso lì ho la possibilità, questo è andato, effettivamente di fermarmi o meno. Nell'eventualità che qui a Torino non ci sono, prima cosa faremo attenzione che se insieme al semaforo, questo qui veicolare, c'è anche un semaforo pedonale, che normalmente il semaforo pedonale scatta prima il giallo rispetto a quello veicolare. Per cui se mi scatta il giallo del pedonale inizio a rallentare perché nel giro di poco diventerà giallo per noi. Se non ci fosse che sono distante, non accelero ma rallento, in modo che se mi scatta il giallo sono nella situazione di poter fermarmi in sicurezza. Ok, se poi sono ancora qui, che invece c'è ancora il verde, a questo punto qui do un attimo un'accelerata. Quindi la luce verde accesa consente di impegnare l'incrocio con prudenza e di andare in questa direzione. Svoltando a destra, dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada, proseguire dritto senza dare la precedenza a nessuno, svoltando a sinistra, dando la precedenza ai veicoli di fronte e ai pedoni. Si può impegnare l'incrocio soltanto avendo la certezza di poterlo sgomberare prima dell'accensione della luce rossa e avvicinandosi ad un semaforo che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre proseguire con prudenza, pronti eventualmente a fermarsi se, quando si accende la luce gialla, non si è ancora impegnato l'incrocio. Ok, luce gialla, abbiamo detto, obbliga a fermarsi. Allora, mi scatta il giallo che sono qui, ma anche se sono ancora qua, mettiamo con mezza macchina fuori, così. O anche, diciamo, da qui in avanti, mi scatta il giallo, proseguo, perché ripeto, mediamente siamo sui 5-6 secondi, quindi ho tutto il tempo di proseguire in tutte le direzioni. Se sono già indietro di 10 metri, è chiaro, devo mantenere la velocità stabilita sulla strada, quindi a 50 km orari, riesco ancora a fermarmi in tempo. Se vado più forte rischio di frenare di colpo. Facciamo attenzione nel frenare di colpo che potremmo essere tamponati, perché se ci seguono troppo vicino rischiamo di venire tamponati. Comunque ricordiamoci, il giallo, se si è già impegnato in croce bisogna liberarlo prima possibile, quindi non mi fermo qua in mezzo, mi scatta il giallo, via. Proseguendo in ogni direzione consentita, in caso contrario è obbligatorio fermarsi, col giallo ci si ferma. Quindi al semaforo giallo rampeggiante, nell'eventualità che il semaforo non funzioni perché siamo di notte, perché è guasto, è consentito impegnare l'incrocio prestando la massima prudenza possibile. Quindi se non c'è nessun segnale, adesso qui c'è il dare la precedenza, ma anche il segnale verticale. Comunque, in questo caso abbiamo detto, quando il semaforo non funziona, se ci sono dei segnali verticali, chiaramente entrano in validità i segnali verticali. Quindi se c'è un segnale di dare la precedenza, dovremmo dare la precedenza, se c'è un segnale di stop dovremmo fermarsi. Dimmi. Ma mi piace la zona della patente, se no possiamo magari due tenente prima del scatto giallo. Passiamo, siamo bruciati. Dipende dalla distanza che sei. Se sono 20 metri che devo accelerare, però sono lì.
e ci dimentichiamo che bisogna fermarsi. E beh, se dimentichi di fermarsi, sì, se sei a 10 metri che c'è tutto il tempo di fermarti e non ti fermi, sì, è capitato purtroppo. Perché anche il risuminatorio valuta da quando scatteggiare la distanza che sei te e valuta la possibilità di fermarsi in sicurezza. Se vede che non ti fermi, purtroppo sì. Il giallo, ricordatevi, il giallo è obbligatorio fermarsi. E come, poi lo vediamo, il giallo equivale al vigile che alza il braccio. Quindi quando c'è il vigile centro incrocio, di solito uno, anche se diciamo il vigile dà via libera, rallenta sempre perché c'è il vigile. Quando alza il braccio si ferma tranquillamente, ok? E di conseguenza anche il semaforo ha la stessa funzione. Quando scatteggiare, se sono a decine di metri, riesco a fermarmi in sicurezza, bene. Se sono già a 5 metri o cosa, 5 metri non riesco più, rischierei di fermarmi a metà incrocio, quindi lì accelero, ok? Lì purtroppo è una valutazione che bisogna fare sul momento. Vabbè, comunque dai, non è che dobbiamo sempre sperare di passare col giallo, dai. Quindi, obbliga a fermarsi, prima dei punti di arresto, purché lo si possa fare in condizioni di sicurezza senza creare pericolo, quindi senza rischiare di frenare di colpo che ci vengano dietro, che ci tamponino. A parte che gli altri non dovrebbero mantenere una distanza di sicurezza, quindi chi tampona è sempre, ha sempre torto, perché non mantiene una distanza di sicurezza sufficiente per fermarsi. Poi, consente l'attraversamento dell'incrocio se si è già impegnato, obbligando a liberare più presto. Non è vero che obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia trasversale di arresto. Beh, è chiaro, se ho già superato la striscia, non è che devo tornare indietro, una volta che sono qui vado avanti. Attenzione adesso con i semafori, quelli che hanno messo i T-Red, che addirittura scatta, a parte il giallo che scatta anche lì, dopo anche lì, cioè, mi sembra 5 secondi e scatta la fotografia del giallo, quindi quando attraverso il giallo. Ma lì ti scatta la fotografia anche se superi la linea d'arresto, quindi ti fermi di 50 centimetri oltre la linea d'arresto. Quindi superi la linea d'arresto, praticamente con le ruote davanti, ti fa la foto e ti dà la sanzione amministrativa anche in quel caso. Allora, con luce gialla lampeggiante, invece ben detto, che indica un semaforo che è spento o guasto, si deve impegnare in croce con prudenza, dando la precedenza ai veicoli provenienti da destra. È chiaro che se non c'è nessun segnale, va il discorso di dare la precedenza a chi viene da destra. Regola generale. Una luce gialla lampeggiante è anche utilizzata come segnale di pericolo generico che invita a procedere con particolare prudenza e moderare la velocità nei punti di strada pericolosa. In quel caso lì ci sarà solo una lanterna semaforica gialla. Quando c'è un giallo lampeggiante sempre è perché siamo in presenza, ad esempio, se avete mai fatto caso, andando giù per Corso Marche, dove c'è adesso il gigante, hanno messo proprio una lanterna solamente di giallo, cioè due luci gialle che lampeggiano. C'è un passaggio pedonale, è sempre in funzione quella, ma avvisa appunto di fare attenzione che c'è un passaggio pedonale. In quel caso ricordiamoci, quando c'è una luce gialla che lampeggia, dobbiamo sempre prestare attenzione. Potrebbe essere un cantiere, potrebbe essere il semaforo appunto che non funziona, potrebbe essere quando c'è la nebbia che mettono il giallo che sembra che ci siano le luci che si inseguono, quindi a cascata luminosa si chiama. Sono tutte situazioni proprio che ci avvisano con una luce che si vede a distanza, soprattutto nella nebbia, quindi come primo impulso dobbiamo proprio rallentare. Ok, poi la luce rossa accesa impone al veicolo di arrestarsi prima della striscia trasversale di arresto. Poi abbiamo fatto le strisce trasversali, abbiamo detto che dobbiamo sempre fermarci prima, quindi non possiamo oltrepassarla. Abbiamo detto, può essere di dimensioni più grandi delle altre in modo che sia facilmente visibile, soprattutto sulle strade urbane. Nei semafori sistemati in verticale, la luce rossa si trova in alto, in quelli posti in orizzontale si trova a sinistra. Quindi, ripeto, quelli che sono in orizzontale avremo il rosso qua a sinistra e giallo e verde da centro e destra. Se no, tutti gli altri verticali, il rosso è sempre in alto. Ok? Può essere di dimensioni più grandi, o orizzontale, vabbè, e si trova a sinistra. Va bene. Allora, partiamo da casa adesso, partiamo dal fondo che... No. Vabbè, già risposto io. Ahimè, vai te, va?
Pepe, sgomberare? Eh? Dice, potendo sgomberare. Ah, sgomberare, non impegnare l'incrocio, quindi lasciare l'incrocio libero. Falso. Falso, bravo. Allora, leggiamo, quando accesa la luce verde, il semaforo, in figura, si può impegnare l'incrocio soltanto avendo la certezza di poter sgomberare prima dell'accensione della luce rossa. Quello che dicevo prima, se io arrivo al semaforo, vedo che c'è coda davanti perché c'è un incidente o cosa, e i veicoli non si muovono, rimango, non sono sicuro se riesco a sgomberarlo in tempo o comunque a muovermi, per cui rimango indietro anche se c'è il verde, ok? Ok, grazie. Grazie. Falso. E cosa serve di solito il semaforo? Ma no, ma perché qua c'è scritto in un incrocio. E dove tu hai i semafori se non in incrocio? Vabbè, in una strada. Normalmente, cioè, normalmente sono sugli incroci, i semafori. Ok, va bene. Va bene? Cosa hai pensato? Va bene, eh? Cosa hai pensato? Boh, anche in una strada normale, no? Cioè, non per forza in un incrocio. E ma in una strada normale un semaforo, se non è un incrocio, per cosa lo metteresti? Non lo so. Va bene, dai. Francesca. Falso. Ok. Chiara. Vero. Ok. Vincenzo. Vero. Sì. Sara. Allora, luce già lampeggiante impone arresto sempre prima dell'incrocio, eh? No, allora la domanda è perché se lampeggia è perché non funziona, o guardo, quindi rallento e non mi fermo se non c'è nessuno. Cioè, io incrocio di notte, lampeggio, rallento, non c'è nessuno, non è che mi fermo, vado, ok? Eventualmente mi fermo se c'è lo stop, ma non è che sto, ok? Però se no sempre a mezzanotte, che mettiamo sempre lampeggiante. Esatto, sì, mezzanotte una è sempre lampeggiante. Gregoria. Ok, non, allora, perché non sono insieme, sono sempre separate, eh? Quindi qui dobbiamo fare attenzione perché mi metto insieme. Mi ha detto che le luci sono sempre, sempre separate o eventualmente giallo lampeggiante da solo, non è mai insieme a un'altra luce. Alessandro. Falso, perché noi dobbiamo aspettare che di avere il verde. Per quando compare il giallo per gli altri, noi ci abbiamo ancora il rosso. Domenico. No. Federico. Ok. Domenico, sei te. Ok, facciamoci ancora un giro, va di questi, visto che ci sono un po' di dubbi. Domenico di nuovo. Falso, perché si spengo sempre uno per volta. Federico. Ok. Alessandro. Bene, Sara. Ok, Gregoria. Leggi bene, eh? Perché possiamo anche andare a destra o a sinistra, non solamente dritto, perfetto. Vincenzo da casa.
Vero. Bene, Chiara? Vero. Ok, Francesca? Falso. Bene. Melania? Vero. Conoscente che svolta a sinistra? No. No, è falso. Ok. Ahimè? Falso. Ok. Bene. Ok, semafori di corsia. Caratteristiche dei semafori di corsia, invece di avere la luce piena, quindi il disco completamente illuminato, hanno sagomato quello che è una freccia direzionale, come quelle che abbiamo visto quando abbiamo fatto la segnaletica orizzontale, che abbiamo visto in prossimità degli incroci, quando vogliono identificare una traiettoria per cui io devo occupare quella corsia, c'è una freccia per terra. Quindi la stessa freccia che è riportata sulla pavimentazione, ci sarà il semaforo adeguato, ok? Quindi se sono su una corsia che posso ad esempio svoltare a sinistra e a dritto, ci sarà questa antenna semaforica qua, ok? Si chiamano appunto semafori di corsia perché individuano chiaramente una specifica corsia. Di conseguenza lo troveremo su una strada dove almeno ci abbia due corsie, perché se c'è solo una corsia o comunque se c'è solo una carreggiata dove la direzione è solamente quella più direzione, allora ci sarà quello classico che abbiamo visto prima. Se invece ci sono più corsie dove alcune corsie hanno delle direzioni ben specificate, metteremo questo segnale qua. Perché? Perché avrà dei tempi di accensione magari diversi, come qui nell'esempio. Vedete, chi prosegue dritto avrà il verde, chi gira a sinistra invece avrà il rosso. Perché questo? Per evitare, dato che il verde è sia per i veicoli che vanno in questa direzione e quelli che vengono di fronte, per evitare che si crei intralcio nella svolta. Pertanto gli darà una tempistica diversa. Quando si accenderà questo, di fronte si dovranno fermare e ci sarà solo il verde per questi veicoli. Quindi a seconda della corsia in cui mi sono posizionato, dovrò attendere quello che è la luce verde della mia corsia. Per il resto vale lo stesso discorso di prima. Rosso mi fermo, cioè rosso sto fermo perché mi sono già fermato prima col giallo. Col giallo mi fermo, rosso attendo che si accenda il verde, quando si accende il verde posso proseguire nella direzione della mia freccia. Direzione che può essere semplice, cioè solo una, o può essere composta da due direzioni, ok, da due frecce, non ci possono essere più di due. Quindi semafori di corsia sono posti in un incrocio e riguardano i veicoli, tutti i tipi di veicoli, quindi dalle biciclette, motociclette, tutto, indipendentemente che sia a motore o a pedali. Anche le biciclette che devono proseguire nella direzione della freccia. Ok, quindi semaforo, allora due corsie, semaforo anche qui di veicolare di corsia. In questo caso, per proseguire dritto, il veicolo verde, vedete che anche qui il veicolo, ricordiamoci che quando ci sono questi esempi è sempre, diciamo, il colore di quello che ha la possibilità di proseguire o girare o qualcosa. In questo caso il veicolo verde può proseguire dritto, il veicolo rosso dovrà attendere e fermarsi perché il suo semaforo è predisposto al rosso. Quindi anche se di fronte non c'è nessuno, per questo prosegue, quindi lui arriva qua, non c'è nessuno, in ogni caso dovrà attendere il semaforo verde per poter transitare. Okay? Quindi le frecce verdi accese indicano le direzioni verso le quali si può proseguire, quindi è consentito proseguire nella sola direzione della freccia verde. Ok. Quindi le frecce rosse accese indicano, vabbè, nelle direzioni indicate, quando impongono l'arresto del veicolo, vabbè, l'abbiamo detto. Allora, come per il semaforo precedente, semaforo giallo lampeggiante, anche in questo caso qui, di notte può essere spento, vale lo stesso discorso, rallentiamo perché è una situazione di pericolo. Quindi dobbiamo rallentare e predisporci eventualmente a fermarci se ci sono dei veicoli che provengono da destra o se ci sono altri segnali. Allora, i semafori di corsia sono posti in un incrocio e riguardano i veicoli, tutti i tipi di veicoli, anche le biciclette, che devono proseguire nella direzione della freccia. Le frecce verdi accese indicano le direzioni verso le quali si può proseguire, quindi è consentito proseguire
nella sola direzione della freccia verde. Le frecce rosse accese indicano che non si può proseguire nella direzione indicata e quindi impongono l'arresto dei veicoli diritti nel senso della freccia, mentre quelle gialle fisse accese indicano di liberare l'incrocio qualora sia stato già impegnato, come per il semaforo normale, o eventualmente di arrestarsi in condizioni di sicurezza. Se sono spenti i semafori o con le frecce gialle lampeggianti accese, indicano di attraversare l'incrocio con particolare prudenza. Di solito non sono mai spenti, a meno che sia un semaforo nuovo che lo stanno ancora restendo, ma di solito anche quando non funziona c'è sempre il giallo che lampeggia. Non è vero che sono semafori, perché così è reversibile, che poi vedremo successivamente quali sono. Domande. No, cosa ho combinato? Ah. Va bene. Sara. Non ho capito. Falso, scusami, non l'ho sentito. Federico. Rivediamo poi dopo per gli attraversamenti dei tram o cosa. Questi sono per tutti i veicoli, abbiamo detto. Ti ricordi che abbiamo detto per tutti i veicoli, anche le biciclette. Alessandro. Ok. Domenico. Falso. Gregoria. Ok. Ahimè. Falso. Se è spento, non è che ci dobbiamo fermare lì, rallentiamo e facciamo attenzione, ma se arriva un incrocio, il semaforo è spento, cosa fai? Fermi la macchina e scendi a piedi? No. Ok. Melania. Vero. Ok. Francesca. Falso. Benissimo. Chiara? Falso. Ok. Vincenzo? Falso. Infatti non abbiamo pagato il ponte mobile, bravissimo. Allora, ahimè, di nuovo, che te ne faccio fare un'altra. Falso. Vero, è come l'altro semaforo, Quando, se io già impegnato l'incrocio e sono con il semaforo giallo in mezzo, non è che mi fermo, accelero e vado via. È come anche l'altro, ok? Col giallo. Ah, ok. Federico, che ce l'abbiamo qua? Ok, ahimè di nuovo. Questo è falso. Ok, bene. Infatti nei passaggi a livello ci sono solo quelli rossi e basta. Non c'è il giallo e non c'è il verde. Ok, semaforo pedonale. Oh, bene. Allora, in alcuni incroci, soprattutto quando sono ampi e i pedoni chiaramente impiegano più tempo di un veicolo ad attraversarlo, sono abbinati questi semafori qua, ad uso e consumo esclusivo dei pedoni. Infatti la grafica vedete con pedone. Oppure se c'è un viale pedonale, anche qui un viale pedonale che attraversa magari una strada, c'è questo semaforo qui che è solamente per i pedoni. Attenzione, neanche per le biciclette, è solamente ed esclusivamente i pedoni. È uguale a tutti gli altri. Rosso sto fermo, verde posso attraversare, giallo devo fare attenzione, quindi se mi scatta il giallo mentre sono lì e sono giovane e forte e mi faccio una corsetta, riesco ad attraversare.
Se mi scarteggiavo invece, io che sono già vecchietto da attraversare Corso Francia, mi scarteggiavo a metà, mi fermo, infatti in mezzo a Corso Francia hanno fatto il salvagente in modo che sto lì ad aspettare in sicurezza che diventa il nuovo verde. Quindi alla stessa, diciamo, condizione che per i pedoni, che per i veicoli. Chiaramente con dei tempi diversi, perché può capitare, ad esempio, che ci sono due semafori, quello veicolare e quello dei pedoni. Il verde a volte per i pedoni scatta prima rispetto agli altri. Io che sono in auto o in bicicletta non devo partire con questo, devo aspettare il mio semaforo. O viceversa, scatta il verde per le auto, io sono con un pedone e c'ho questo, predisposto al rosso, devo aspettare. Ok, quindi con luce ad acceso, vabbè, permette ai pedoni l'attraversamento della strada e comporta per il conducente l'obbligo di dare precedenza ai pedoni che attraversano. La disposizione è sempre la stessa, è rosso in alto, giallo a metà e verde in basso. Poi con luce già la fissa accesa impone ai pedoni che hanno già occupato l'attraversamento pedonale di liberare rapidamente. Anche qui abbiamo quei 5-6 secondi. Poi con luce rossa accesa impone al resto dei pedoni prima dell'attraversamento. Quindi questi qui avrebbero già dovuto fermarsi qua, perché prima è scattato il giallo, quindi sono già col rosso. Quindi avrebbero dovuto sparare con questa signora che si è fermata qua ad aspettare. Perché, ecco, vedete, il verde è per i veicoli, i veicoli potranno andare, i pedoni dovranno aspettare poi il proprio verde. Ricapitolando, semaforo pedonale regola il passaggio dei pedoni negli incroci, sempre negli incroci stiamo parlando, Può essere adottato di segnalazione acustica per i non vedenti. Ecco, a volte qui, a volte può capitare che ci sia un semaforo pedonale dove c'è dove non c'è l'incrocio, c'è solamente un attraversamento pedonale in mezzo alla strada, però non è un incrocio. In quel caso lì è un attraversamento pedonale regolato dal semaforo. E anche in quel caso lì vale lo stesso discorso. Se il semaforo è predisposto al rosso per i pedoni, dovranno aspettare, e quindi potranno andare i veicoli. Ripeto, ecco, in questo caso può essere anche non necessariamente dove c'è un incrocio, però principalmente dove c'è un incrocio. Può essere dotato di segnalazione acustica per i non vedenti. Qui ce n'è solo un paio che ho sentito in Piazza Castello che hanno la segnalazione acustica, in altre parti non ho sentito, qui a Torino. Con luce rossa accesa impone l'arresto dei pedoni prima dell'attraversamento, come un rosso normale. Con luce gialla fissa accesa impone sempre ai pedoni che hanno già occupato l'attraversamento pedonale di liberarlo rapidamente. Con luce verde accesa permette ai pedoni l'attraversamento della strada e comporta per il conducente l'obbligo di dare precedenza ai pedoni che attraversano. Non è vero che obbliga i pedoni a dare precedenza ai veicoli che svoltano. Quindi i veicoli che svoltano dovranno sempre dare precedenza. Quello che abbiamo detto per i pedoni lo rigiriamo nel pari pari a chi ha le biciclette, quindi qui ci sarà un attraversamento con una pista ciclabile. Anche in questo caso non è un attraversamento per i pedoni, quindi i pedoni non possono utilizzare questo semaforo, ma solamente chi è sulle bici. Okay? Quindi lo stesso discorso, verde vado, giallo mi arresto e rosso sto fermo. Accesa impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente l'incrocio se lo hanno già impegnato. Vedete che la normativa è sempre la stessa. E rosso l'arresto delle biciclette. Quindi un semaforo riservato ai velocipedi di biciclette si trova all'uscita di una pista ciclabile, quasi sempre all'uscita di una pista ciclabile, per regolare l'attraversamento della strada. Con luce ed accesa consente soltanto ai conducenti di biciclette di attraversare l'incrocio. Gialla fissa impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente l'incrocio se l'hanno già impegnato. Anche qui il solito discorso, 5-6 secondi di tempo, prima che diventi rosso. Con luce rossa accesa impone l'arresto delle biciclette. Non è vero che vale per tutti i veicoli a due ruote, perché, attenzione, ciclomotori, motorini e moto sono veicoli a due ruote. Qui stiamo parlando solamente delle biciclette. Ok, Gregoria. Bene. Domenico. Certo. Alessandro. Bene. Federico. Ok. Sara. Certo. Ahimè. Vero. Bene. Melania. Falso.
Ok. Chiara? Falsa. Ok. Francesca? Vero. Benissimo. E Vincenzo? Falso. Bene. E qua possiamo proseguire. Ecco qua, il semaforo per i mezzi pubblici di trasporto. Ok. Caratteristiche quali sono? Uno, non ci abbiamo il rosso, però la posizione in alto impone sempre arresto. Quindi non c'è una linea rossa, cioè non c'è un semaforo rosso di colore rosso, ma c'è una linea orizzontale bianca. Ok, però la posizione è sempre in alto. Poi in basso non c'è il verde, ma c'è una linea verticale bianca e in mezzo c'è il nostro giallo, però a forma triangolare. Dov'è che lo troviamo? Lo troviamo quando il traffico dei veicoli pubblici, quindi tram piuttosto che autobus, è su corsia riservata. Quindi quando il tram viaggia in mezzo alla carreggiata, come a Monginevo, non c'è. Oppure l'autobus che viaggia anche lì, come qua su Corso Francia, che non c'è una corsia riservata agli autobus, non c'è, c'è quella normale. Quando invece troviamo una corsia riservata agli autobus o ai tram, allora troveremo questo semaforo qui proprio ad uso esclusivo proprio dei mezzi pubblici, di servizio pubblico. Attenzione, non tutti gli autobus, ma solamente qui a Torino quella della GTT, quelli che fanno servizio pubblico di linea. Quindi un autobus che non è della GTT ma una gita turistica di stranieri, okay? No, a parte che non può entrare nella corsia riservata perché è riservata solamente per il servizio interno del servizio pubblico interno della città. Quindi non potrebbe entrarci anche su un autobus. Ma comunque non potrebbe in ogni caso utilizzare questi semafori per poter proseguire all'incrocio. Ok. Anticipando questo abbiamo detto la striscia orizzontale in alto impone l'arresto quando è accesa la barra bianca, colore bianco. Poi indica preavviso di arresto quando è acceso il triangolo giallo al centro. Quindi come caratteristiche sono uguali agli altri, non è che cambia solo il colore, ma se no valgono, hanno le stesse entità e la stessa validità dei semafori normali. L'ultima consente di procedere a destra o a sinistra se è accesa una barra bianca inclinata verso destra o verso sinistra. Allora, sì, perché adesso non so se lo fa vedere. Ecco qua. Può capitare che, ad esempio, ci sia il tram che deve girare a destra. In questo caso ci sarà, oltre a quello bianco, perché il tram potrebbe andare dritto come potrebbe girare a destra. Quindi dare il via libera al tram sia nello svoltare a destra sia nell'andare dritto. Quindi la barra bianca, solamente quella in bianca, in basso potrebbe essere o dritta per dare la via libera al tram a proseguire dritto, o all'autobus, quello che è. O diagonale verso destra per dare, diciamo, la possibilità al tram o al veicolo di girare a destra o verso sinistra. Ok, quindi il bianco potrebbe avere tre posizioni distinte. Ok, quindi va bene. Un semaforo per i veicoli di trasporto pubblico vale solo per i veicoli in servizio di linea per il trasporto di persone. Autobus, tram, taxi, attenzione, quando il taxi può circolare nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Quindi è consentito, c'è scritto anche taxi, allora sì. Altrimenti i taxi non possono occupare la corsia degli autobus senza avere autorizzazione. Quindi non sono i veicoli che marciano su rotaie. Definizione vera che troviamo consente ai veicoli di trasporto pubblico di persone di proseguire quando in basso accesa la luce barra bianca. Ok? Non sta a specificare dritta a destra, è accesa quella bianca, quindi tram, in base a dove deve andare, potrà proseguire. Rosso invece, scusate, falso, è valido solo per i veicoli che marciano su rotaie, tram e treni, quindi è falso perché abbiamo detto tutti i veicoli di servizio pubblico, quindi anche autobus ed eventualmente taxi. Ricapitolando, un semaforo per i veicoli di trasporto pubblico vale solo per i veicoli in servizio di linea, quindi non quelli che non fanno turista, no? Per il trasporto di persone, autobus, tram, taxi, quindi non solo i veicoli che marciano su rotaie, quindi non solamente ai tram. Vengono posti negli incroci, funzionano in coordinamento con le luci del semaforo. Sì, è chiaro che funzionano, è chiaro che se ho io via libera col tram, è chiaro che gli altri devono avere il rosso. Quindi impone l'arresto quando c'è la barra bianca in alto, questa qua, consente di proseguire quando c'è la barra bianca in basso, questa, quindi anche in diagonale.
consente di procedere a destra o a sinistra se accesa una barra bianca inclinata verso destra o verso sinistra. Indica preavviso di arresto quando acceso il triangolo giallo al centro. Ok. Vincenzo da casa. Vero. Ok, Chiara? Falso. Bene. Francesca? Falso. Ok. Melania? Falso. Benissimo. Ahimè? Falso. Certo. Gregoria? Solo, anche per quegli autobus, eh? Leggi sempre bene tutta, ok? Sara? Ok. Federico? Ok. Alessandro? Bene. Domenico? Ok, e Gregoria l'ultima. Bene, stiamo andando bene, dai, vediamo se riusciamo a finire i semafori oggi, che non lo so, vediamo, dai. Eccolo qua, abbiamo accennato prima che ci faceva una domanda per il consigliere reversibile, però non abbiamo specificato che cos'era e lo vediamo adesso. Allora, corsie reversibili, cosa vuol dire? Allora, prima di tutto è un semaforo chiaramente dove ci sono delle corsie, perché lo specifica direttamente nella definizione. Reversibile, cosa vuol dire la parola reversibile? Che potrebbe essere in un verso piuttosto che in un altro, ok? Quindi dobbiamo fare attenzione alla corsia che stiamo transitando, perché potrebbe essere in una direzione consentita mentre stiamo passando in una direzione. Proseguendo potrebbe, per motivi di traffico intenso, cambiare il verso di direzione, quindi la stessa corsia che prima stavamo occupando noi potrebbe diventare per i veicoli che vengono dal senso opposto. E qui abbiamo un esempio, vedete che abbiamo una bellissima strada con una, due, tre, quattro corsie. Ogni corsia ha la sua bella antenna semaforica che indica con la freccia red accesa che io posso proseguire rimanendo su questa corsia. Anche la seconda corsia mi dà la possibilità di proseguire. Sulla terza corsia mi avvisa, fa attenzione che a breve su questa corsia non potrai più proseguire. Infatti te lo segnalo che dovrai spostarti nella corsia di destra. Perché? Perché essendo reversibile questa carreggiata, da qui in avanti poi ci saranno i veicoli che vengono di fronte. Nell'ultima corsia invece già non posso proseguire perché è proprio già specificata con una X rossa. Quindi già da questa corsia, in questa situazione qui, in questo momento che sto transitando io, ci saranno veicoli che vengono incontro. Okay? Quindi la reversibilità praticamente di questa strada è data solamente dalle due corsie centrali, perché vedete che sono le uniche corsie che hanno, diciamo, la possibilità di cambiare il posizionamento. Okay? Quindi io occuperò sempre le corsie con la freccia verde accesa. Nell'eventualità che si accenda una corsia gialla, non è nell'immediato, ci sarà un certo numero di corsie gialle che mi avvisa di semafori gialli, che mi avvisa che dopo, poi non è che da qui in avanti mi trovo gli altri che vengono di fronte, ci sarà poi anche qui una deviazione per cui in tutta sicurezza potrò spostarmi dall'altra parte. Se invece c'è una X rossa, non è che il rosso vuol dire che io arrivo qua sotto e mi fermo, non posso proprio transitare perché dove c'è la X rossa stanno venendo i veicoli in senso opposto. Ok, quindi qui ci fai dare l'esempio, quindi consente di impegnare la corsia indicata con la freccia verde. Quindi prima, seconda, qui si accende questa, qui in avanti inizio già a spostarmi, perché so che successivamente questa corsia è riservata ai veicoli che verranno poi di fronte. Ok? E quindi più avanti troverò anche qui la X rossa accesa, perché ci saranno i veicoli, come in questo caso qui, che verranno di fronte.
Ok, ecco qua. La luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata dalla freccia. Oh, ecco, qui abbiamo un esempio anche qui di un tunnel che in mezzo al tunnel vedete che si divide quella che è la carreggiata. Quindi la carreggiata diventa due carreggiate separate. Questo veicolo qui, se state guardando, sta occupando, è un disegno e non è la realtà, sta occupando una corsia viaggio contromano, perché vedete che sta occupando la corsia adibita ai veicoli che vengono di fronte. Infatti qui c'è una doppia striscia. Quindi dall'altra parte erano i veicoli dal tunnel che viene dritto, di qua sulla seconda corsia arrivano i veicoli del tunnel che viene da destra, quindi questo qui per essere tranquillo dovrebbe camminare in questa posizione, ok? Quindi io dovrò chiaramente occupare la corsia identificata dalla mia freccia verde accesa. X assolutamente non devo occupare perché ci sono i veicoli che vengono dalla parte opposta. Il giallo invece perché dovrò poi spostarmi. Un altro esempio, due corsie per andare in una direzione, tre corsie invece dalla direzione opposta. Quindi a seconda del traffico, perché magari in questa situazione il traffico è più intenso dall'altra parte e quindi dove ci sarà chiaramente un centro dei vigili o cosa, dispone una quantità di corsie sufficiente per fare in modo che il traffico sia più libero. Dove possiamo trovare anche dove sono le barriere dell'autostrada. Alcune barriere, vedete, se avete già fatto caso, c'è la X rossa e quindi non la posso occupare perché chiaramente sono adibite agli altri veicoli che vengono dalla parte opposta. Definizione vera che troviamo, non è vero che vale anche per i pedoni, mentre vale per le biciclette, quindi abbiamo detto solamente per i veicoli. Non è vero che la corsia con luce rossa accesa impone di fermarsi ed attendere il segnale di via libera. Non è che mi fermo qua sotto, non posso proprio starci. Quindi è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione, con almeno tre corsie, per regolare l'uso delle corsie stesse da parte dei veicoli, tutti, quindi anche le bici. Consente di impegnare la corsia indicata dalla freccia verde, non consente di occupare la corsia indicata con luce rossa a forma di X, la luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata dalla freccia. Potrebbe essere anche da questa parte qua, e magari prima di qua, e quindi la luce gialla devo spostarmi dall'altra parte. E dipende un po' con che inclinazione c'è la freccia. Non è vero che vale anche per i pedoni, mentre vale per le biciclette. Non è vero che la corsia con luce rossa accesa impone di fermarsi ed attende il segnale di via libera. Allora ce ne sono solo quattro. Facciamole qua, va, che così ce l'abbiamo qua. Sara! Ok. Federico. Ok. Gregoria, vediamo la precedenza del signore. Falso. Alessandro? La X non mi devo fermare, non devo proprio andarci, ok? E l'ultima che è Domenico. Ok. Bene, le altre le facciamo poi da casa, eh? Oh, bellissimo questo. Allora, semaforo di onda verde. Allora, onda verde, non si trova bene a Torino, non so se ce ne sono ancora. Una volta, addirittura, mi ricordo, quando ero piccolo io, giovane io, sto parlando quindi di una vita fa, c'era su Corso Francia. Cosa sta a indicare? Perché c'era meno traffico. E visto che Corso Francia è il corso d'Europa addirittura più esteso per quanto riguarda proprio l'estensione, un corso unico, sempre con la stessa denominazione, anche se attraversa comuni diversi, mi dava la possibilità, quindi attenzione, non è un obbligo, è solo un consiglio, eh? Se io mantenevo la velocità di 40 km orari, tutti i semafori erano sincronizzati sui 40 km orari e da qui fino a Rivoli andavo, non trovavo sempre semafori verdi. Infatti si chiamava onda verde perché quello, come se io su una tavola del surf cavalcassi su un'onda e mi faccio tutto quello che è la mia strada. Quindi a seconda dell'intensità di traffico me lo taravano su una velocità, quindi c'era meno traffico e di conseguenza me lo taravano sui 50, mi mantenevo sui 50 e andavo. Oppure un traffico più intenso me lo taravano sui 30, ok?
Ripeto, è un consiglio. Se io volevo andare a 50, è chiaro che non avrei usufruito di questa opportunità, quindi avrei trovato i semafori o gialli o rossi e mi sarei dovuto fermare. Adesso ripeto, qui a Torino, che io sappia, non ho più visti. Magari in altre località, se c'è ancora nelle domande, perché in altre località d'Italia, magari paesi più piccoli, c'è ancora. Per cui comunque la verità è sempre la stessa. Quindi consigliano, quindi non è un obbligo, ai conducenti di mantenere la velocità indicata dal simbolo luminoso acceso per trovare la luce verde e i semafori sincronizzati installati su itinerari a più incroci. Quindi semafori di onda verde sono semafori sincronizzati e sono installati su itinerari a più incroci. Consigliano ai conducenti di mantenere la velocità indicata dal simbolo luminoso acceso per trovare luce verde ai semafori successivi, quindi usufruire della cosiddetta onda verde. Quindi delle tre luci del semaforo se ne accende soltanto una per volta, chiaramente. Attenzione, non obbligano a mantenere la velocità indicata, la consigliano solamente. Non è vero che viene posto su autostrade, perché su autostrade non ci sono incroci, giustamente. Ok, e partiamo subito con le domande a casa, perché a casa prima non le abbiamo fatte. Benissimo, ahimè. Falso. Ok, Melania? Falso. Certo, è un consiglio. Francesca? Vero? Sì. Chiara? Vero. Attenzione, non i limiti massimi di velocità delle autovetture, ma è un consiglio dove io devo mantenere quella velocità. Cioè, tieni conto, strada urbana normalmente il limite massimo è 50. Mi consiglio di andare a 40, poi io posso andare a 50, nessuno me lo vieta. Ok? È solo un favore che mi dicono per proseguire dritto, ok? Ok. Vincenzo. Falso. Ok, Sara? Benissimo. Federico? Falso. Bene, Gregoria? Bene. Ok, Domenico? Ok, Alessandro? Falso. E Chiara di nuovo. Falso. Ok. Vediamo cosa ci abbiamo ancora. Che purtroppo non... Ok, ecco. A livello di lanterne, cioè a livello di luce, diciamo, semaforo, sono finiti. In questo caso sono lanterne singole, infatti vedete che sono identificati con le lettere dell'alfabeto A, B e C. Quindi non li troviamo insieme ad altri inconglobati con il rosso, con il giallo, con il verde, ma sono singole. Sono sempre lampeggianti, perché il giallo fisso è solamente nel semaforo quello che abbiamo visto, quindi rosso, giallo e verde quando è fisso. Quando sono singole così, sono lampeggianti. Identificano una situazione di pericolo per cui dobbiamo prestare attenzione. Ricordiamoci, quando c'è una cosa che lampeggia di giallo, prestiamo un attimo più attenzione. Iniziamo dalla prima, dalla lanterna di tipo A. Dove la possiamo trovare? Allora, può essere posta in punti pericolosi della strada come segnale di pericolo generico che invita a procedere con particolare prudenza e moderare la velocità. Quindi è ad un incrocio abbastanza pericoloso, quindi magari di notte che è privo di illuminazione mi mettono questo che lampeggia e quindi di conseguenza, vedete, perché anche la strada si restringe, lo vedo a distanza, perché un giallo che lampeggia si vede a distanza. E diminuisco anche di giorno, il giallo è proprio una luce anche nella nebbia che è più vivida rispetto ad altre luci e si vede di più. Oppure, come faccio l'esempio qui in Corso Marche, che c'è quel passaggio pedonale, può essere posto in punti pericolosi della strada come segnale di pericolo generico che invita a procedere con particolare prudenza e moderare la velocità. Infatti c'è un attraversamento pedonale non regolato da semaforo.
L'unica cosa, hanno messo questo, addirittura ne hanno messe due giare rampeggianti, per cui i pedoni hanno sempre la precedenza sulle sue strisce, però non c'hanno un semaforo che ne regola il passaggio, per cui con i veicoli dobbiamo sempre fare attenzione. Bene, ecco qua, arrivato. Poi, il tipo B, che vedete che c'è l'omino che rampeggia, è, diciamo, previsto. Adesso non è questo il caso, perché è previsto quando nel girare a destra ci fosse un attraversamento pedonale che io non lo visualizzo quando sono qua, perché qui lo vedo, quindi non ho bisogno di sapere se ci sono pedoni o meno. Immaginate che le strisce pedonali invece di essere qui fossero 20 metri, quindi io arrivando qua non ho la visibilità di cosa c'è dietro. Questa antenna semaforica gialla qui è posta sempre in corrispondenza e comunque accompagna un semaforo normale insieme al verde. Serve proprio ad avvisare chi ha il semaforo verde, quindi che gira a destra, perché col verde possiamo andare dritto e possiamo girare a sinistra. Quindi solamente per chi gira a destra che è interessato dalla presenza di pedoni e quindi insieme alla luce verde, infatti vedete che in corrispondenza proprio sulla stessa linea, si accende questo semaforo rampeggiante giallo. Quindi diciamo, impone di prestare attenzione agli eventuali pedoni che hanno anche loro il verde, ok? La luce gialla rampeggiante affiancata al semaforo veicolare per ricordare ai veicoli che devono svoltare a destra devono dare la precedenza ai pedoni che anche loro hanno in verde. Lo stesso dicasi per quello delle biciclette, quindi qua ci sarà anche qui una pista ciclabile, non qua perché tanto qui lo vedrei, quindi è inutile metterlo qua, ma anche qui una pista ciclabile più interna che mi ricorda che nello svoltare a destra se ci sono delle biciclette gli devo dare la precedenza. Quindi la luce gialla rampeggiante del tipo B o C in figura è affiancata al semaforo veicolare per ricordare i veicoli che nello svoltare a destra devono dare precedenza ai pedoni, tipo B, o le biciclette tipo C. Il tipo A, che si trova quando il semaforo è spento, guasto, o comunque anche nel semaforo quando è spento, ripeto, stavo parlando di luci gialle rampeggianti, non fisse, perché quando il semaforo funziona il giallo è fisso. Quando è spento o comunque non funziona di sera il giallo è rampeggiante, quindi lo possiamo trovare anche nel semaforo. Prescrive di usare prudenza, diminuire la velocità e dare precedenza ai veicoli di destra. Una luce gialla rampeggiante tipo A può essere posta in punti pericolosi, come quello che abbiamo visto, nei cantieri anche ad esempio, delle strade e soprattutto di notte, per segnalare la presenza di un cantiere che me la segnala con questa luce rampeggiante. Come segnale di pericolo generico che invita a procedere con particolare prudenza e moderare la velocità. E facciamo le ultime domande, ce la facciamo ancora, sì, siamo un po' in ritardo, ma pazienza. Allora, Sara. Falso, benissimo. Federico. Domenico. Gregoria. Ok, Alessandro. Bene. Da casa Vincenzo. Vero. Ok, Chiara. Falso. Ok. Francesca. Vero. Bene. Melania. Vero. Sì, e ahimè. Falso. Bon. Siamo a posto, perché non è un viale pedonale, ma un attraversamento pedonale, certo. Ci vediamo domani. Ah no, 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 scusate, mi dimenticavo, domani c'è un esame moto, quindi sono impegnato in motorizzazione con l'esame. C'è solo lezione alle 7 domani. Ok, va bene Peppe. No, ciao, buona giornata. Ciao. Aspetta, domani non c'è proprio lezione, neanche alle 7.
perché domani alle 2 c'ho l'esame, alle 7 c'ho lezione dall'altra parte, quindi non riesco a fare lezione qua. Ok, ci vediamo mercoledì. Mercoledì. Ciao, okay, ciao Pepe. Mercoledì. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Allora, chiudiamo qua. Interrompi registrazione.